Siamo qui a Budapest in occasione dei 150 anni, dell'anniversario dello Zoo di Budapest, una grande riflessione grazie a questo simposio organizzato dal direttore sul futuro dei giardini zoologici in Europa. E chi meglio di Anthony Sheridan, che è un profondo conoscitore dei giardini zoologici europei, può oggi dirci in una battuta che cosa significa e cos'è secondo lui il futuro dei giardini zoologici. Lui li ha visitati quasi tutti, ha intervistato quasi tutti i direttori e ha una perfetta cognizione sugli investimenti che si faranno in futuro in questo settore. Io penso che gli zoo europei debbano continuare a investire per migliorare i servizi, migliorare i reparti, in modo tale che i visitatori vedano gli animali come a loro piace vederli. Sono necessari investimenti consistenti per molte specie. L'ammontare dell'investimento dipende dalle collezioni. Penso soprattutto ai grandi animali come elefanti, giraffe, le grandi scimmie, i grandi felini, i rinoceronti, gli ippopotami. Per questo, la maggior parte degli zoo dovranno spendere almeno 10 milioni di euro.